una sala Cosimo I colma di giornalisti delle varie testate fiorentine. In Palazzo Vecchio il sindaco Dario Nardella ha voluto fare personalmente gli auguri di buone feste a pubblicisti e professionisti che quotidianamente raccontano Firenze e la sua città metropolitana. Nel suo discorso il primo cittadino ha parlato dei continui attacchi della politica al mondo della stampa e dell'importanza di un'informazione ben fatta per educare i cittadini, visto che i giornalisti sono portatori di conoscenza, per dirla con Dante Alighieri, ma anche delle difficoltà delle imprese giornalistiche e degli stessi giornalisti, soprattutto dal punto di vista economico. Io mi auguro e auguro a tutti voi che l'anno prossimo sia migliore di quest'anno. E mi auguro davvero che non si debba assistere a questa denigrazione e delegittimazione del mondo dell'informazione. Mi auguro che possiate raccontare di qualche redazione che apre e non di qualche giornale che chiude. Mi auguro che possiate raccontare di giovani che entrano nel mondo del lavoro e dell'informazione e non che scappano via o che vengono tenuti con contratti di fame a 500-600 euro per qualche stage. Mi auguro che dobbiate raccontare la fine di qualche contratto capestro che costringe professionisti seri con anni di lavoro alle spalle a dover fare le ferie forzate. Insomma, io mi auguro davvero tutto questo e lo auguro a voi, perché se sta bene il mondo dell'informazione, sta bene il paese. Poi Nardella ha ricordato che gli stessi italiani devono fare qualcosa di più per aiutare il mondo dell'informazione, a cominciare dal rendersi conto che un post sui social non è un articolo di giornale o un servizio televisivo. E questo perché dietro ai semplici post non ci sono la professionalità, il lavoro di persone serie e l'organizzazione di una redazione giornalistica. Infine, il primo cittadino non si è sottratto alle domande anche scomode dei professionisti dell'informazione sui temi non solo locali ma anche nazionali. Sulla sicurezza, per esempio, l'amministrazione fiorentina ha lanciato il fondo Casa Protetta per consentire ai cittadini di difendersi meglio dai malintenzionati, senza ricorrere all'uso di armi, senza dimenticare il proprio ruolo di sindaco metropolitano. Abbiamo obiettivi ambiziosi perché vogliamo dare un colpo fortissimo al problema della riqualificazione dell'edilizia scolastica. Abbiamo più di 40 milioni di euro a disposizione. Con queste risorse si aggiungono ad altre risorse come ad esempio i fondi nazionali dei governi precedenti che ci consentono anche di realizzare plessi scolastici nuovi, pensiamo all'area empolese. Allo stesso tempo abbiamo più risorse per fare interventi importanti attesi da anni sulla viabilità. Nello specifico Nardella ha fatto riferimento ai lavori della variante di San Vincenzo a Torri nel comune di Scandicci, iniziati poche settimane fa, a quelli della strada regionale 429 nell'area dell'Empolese Valdelsa ed alla funzione metropolitana delle tranvie che devono arrivare a Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli, fissando gli obiettivi per il 2019 quindi su tre grandi tematiche: scuola, viabilità e trasporto pubblico.